infatti oggi un nuovo video ed è un video, un altro video di acquisti fatti al DM. Ovviamente non ho resistito, come vi avevo anticipato, ecco qui. Sono tornata al DM dopo più o meno una settimana dal primo giro che ho fatto. Perché vabbè, sono andata con mia mamma, ho voluto fargli vedere anche lei il negozio che non c'era stata e a me mi aveva rapito, quindi volevo andare un attimino a curiosare ancora se riuscivo a trovare le cosette che non avevo trovato la prima volta. Vi lascio nell'info box i video alle prime due parti di acquisti DM. Sono stati fatti tutti in un'unica volta. Però li ho divisi in due parti perché erano tantissime cose, quindi il video sarebbe venuto lunghissimo e già è lunghissimo perché sapete che sono un po' prolissa. Per cui l'ho diviso in due, ho messo in una parte i prodotti, diciamo, per il corpo e per i capelli e dall'altra parte prodotti vari e prodotti per il viso skincare. Sono tornata appunto DM, ho preso meno roba questa volta, però devo dire che ho trovato un po' di cosine e ho visto gli stand molto più pieni rispetto alla prima volta che ci sono stata. Ho chiesto addirittura alle ragazze, insomma, che lavorano lì, quando rifornivano gli stand, ma mi ha detto che purtroppo le riforniscono 3 volte a settimana, ma dipende che cosa arriva, quindi non sempre arrivano tutti i brand, tutti i prodotti di tutti i marchi, per cui, boh, vabbè, incognita, pazienza. Comunque ho visto che ho trovato un pochettino più di cose, quindi secondo me è proprio questione di rifornimento, di tempistica, non tanto che qua non hanno dei prodotti che magari invece hanno all'estero. Credo che sia soltanto una questione proprio di rifornimento, ecco. Ho preso un po' di cosine anche per la casa, non so da dove iniziare. A caso pesco. Allora, ho provato a prendere questi panni per pulire casa. Sono sempre marchiati DM. Ah, vabbè, piccola premessa per chi non sapesse cos'è DM. DM è un drogheria market, un discount, diciamo così, simile a quel sapone Tigotà, per intenderci, per farvi un paragone con qualcosa di nostro. Però è diciamo, un negozio, una catena di negozi tedesca, con brand quindi all'interno sia che conosciamo già, che possiamo trovare appunto da Acqua e Sapone Antiquità, sia di brand loro, tra cui Balea e Alverde, che sono quelli un pochettino più famosi e quelli che ci piacciono di più perché hanno buoni ingredienti, buonici, e in particolare Alverde è un marchio bio con però prezzi bassissimi. Quindi se andate a fare un giro un attimino su YouTube e su internet e cercate un attimino informazioni, vi renderete conto che hanno prodotti veramente ottimi, ma a un basso prezzo. Per cui curiosissima, quando ho visto che è aperto nella mia città, mi sono fiondata ad acquistare tutti i prodotti che avevo visto nei vari video, recensioni, video haul di qua su YouTube. Ovviamente ha anche altre cose, quindi la prima volta mi ero concentrata più su Balea e Alverde, questa volta mi servivano delle cose anche per la casa, quindi ho provato a sbirciare anche altro. E appunto ho preso questi pacchi che sono sempre marchio loro. Ci sono diverse, vabbè, fragranze, io ho preso quella al melograno perché l'adoro, e sono dei panni pronti per la pulizia della casa, in particolar modo del pavimento, ma vanno bene anche su alcune superfici, quindi su alcuni mobili. Sono panni umidificati, questi appunto a profumo di melograno, all'interno della confezione ci sono 15 pezzi, e sono appunto adatti per superfici lisce e lavabili. Quindi si passa, diciamo, prima la scopa, Swiffer, quello che è, e per la pulizia veloce, senza stare a tirare in giro secchio, mocio, ammoniaca, acqua, sono già pronti all'uso, quindi per quelle volte che vogliamo fare una cosa rapida e veloce. Io l'ho già provato uno una volta, devo dire che mi è piaciuto, l'ho messo sulla scopa dello Swiffer praticamente, quindi prima ho passato lo Swiffer, ho tolto il panno Swiffer e ho applicato questo qua umido e l'ho passato sul pavimento. Mi sono trovata bene, il profumo è buonissimo. La confezione è comoda perché
si apre e si richiude, richiudibile, in modo che i panni all'interno rimangano sempre belli umidi. E che dire, a me sono piaciuti, l'ho utilizzato una sola volta, quindi non vi posso dire granché. Dovrò, insomma, provare a utilizzarli su più tipi di pavimento, anche perché io in casa ho dei pavimenti molto diversi, ho piastrelle, ho pavimenti anche molto vecchi, un po' rovinati, quindi voglio vedere un attimino come si comportano. Però, insomma, prezzo adesso solito loro, niente di eclatante, perché come vi ho detto nel primo video, i prezzi sono tutti molto bassi. Questa volta ho speso 24 euro. Allora, vediamo dove trovo le cose. 1,99 euro per 15 pezzi di panno, quindi veramente ottimo. Poi ho preso questa simpatica confezione di fazzoletti, ce n'erano con diverse, come si dice, diverse box, con diverse fantasie. Era molto bella anche quella floreale con le palme sull'azzurro, molto carina. Per il momento ho voluto prendere questa. Ha addirittura rilievi, in rilievo i disegni, tipo questi triangolini qui neri sono di vellutino, quindi molto carina anche da tenere esposta in casa. Io ce l'ho qui sulla mia postazione trucco, ma ho intenzione di prendere un'altra confezione da tenere magari all'ingresso, in salotto, insomma nelle zone dove può esserci utile avere dei fazzoletti a portata di mano, non in cucina perché in cucina c'è lo Scottex e quindi più comodo di quello, si prende quello e via. E devo dire che la trovo molto elegante, molto carina, mi piace. Voglio capire se quando finirò la confezione riesco magari a riempirla con altri fazzoletti, magari tenere la confezione così e riempirla. Ma il prezzo è di 1,79 euro per 64 fazzoletti, per cui talmente basso che secondo me anche riacquistarla non è un grande problema, ecco. L'ho trovata carina, quindi ho detto, ma sì, dai, acquistiamo. 64 fazzoletti, io adesso non ho idea di quanti siano all'interno di una confezione di fazzoletti classici, di quelli normali, ma non, boh, non lo so. E sinceramente non ho idea neanche di quanto possano costare le confezioni grandi con tanti pacchetti di fazzoletti. Li ho sempre acquistati, ma non ci ho mai fatto caso, sinceramente. Vabbè, comunque mi sembrava un buon prezzo, 1,79 euro. Anche solo appunto per la confezione così carina da tenere esposta. Poi ho preso, vabbè, la ricarica del c'è tra un cazzo, cioè non me ne frega niente, però mi serviva. E quindi ho preso la ricarica di 2 litri di svelto lavapiatti, ecco. Io cosa faccio? Sotto il lavandino di solito tengo la confezione grande e a portata di mano invece ho una confezione più piccolina che tengo diciamo sempre lì sotto il lavandino, però più a portata di mano che vado a utilizzare appunto quando lavo i piatti e di solito appunto tendo a riempire quella lì. Stai fermo. Tendo a riempire, mi sta cadendo tutto, tendo a riempire la confezione piccolina per gli usi così e tengo invece questa appunto di scorta. Questo è 2 litri, quindi formato risparmio. Vabbè, mi piace anche l'idea di avere meno plastica da sprecare in giro. Questo ovviamente è un marchio che abbiamo tutti noi. Il prezzo, sinceramente, non lo so, adesso ve lo dico. Dov'è? Svelto limone 2,19 euro, 2 euro però per 2 litri, quindi secondo me un prezzo onestissimo. Poi ho preso delle cose che non avevo trovato l'ultima volta di Alverde. Ho trovato lo struccante bifasico di cui avevo molto sentito parlare. E l'ultima volta appunto non l'avevo trovato, avevo visto che c'era appunto il coso col prezzo, mancavano proprio tutta la fila di confezione mancava. Questa volta l'ho trovato, per cui l'ho acquistato. Mi ha stupito il fatto che sia così piccino, me lo immaginavo un po' più grande, sinceramente parlando. Però ne ho sentito parlare talmente bene che ho detto proviamolo e prendiamolo lo stesso. Il prezzo, secondo me, considerando che la confezione è così piccola,
non è così conveniente, ma è comunque un prodotto al verde, non balea, quindi al verde, quindi bio. Qua dice struccante bifasico, sono 100 ml con oli pregiati per struccare occhi e viso delicatamente. Vabbè, due fasi, pulisce, rigenera, agitare prima dell'uso, vabbè, lo sappiamo come si utilizza. E questo, adesso vi dico quanto è venuto, struccante bifasico 100 ml, 1,99 euro. Non è tanto, perché non è tanto. Però considerando i prezzi, per esempio l'ultima volta nell'altro video vi ho fatto vedere il boccettone da, mi sembra, 400 ml di acqua micellare pagati 2,99, quindi 1 euro in meno rispetto a questo che però sono 100, cioè 1 euro in più rispetto a questo che però sono 100 ml e quelli erano 400. È vero, quello non era bio, non era verde, non era tutte queste cose carine. Però ecco, giusto per farvi un paragone, non vi aspettate chissà che quale boccettone, perché come vedete la confezione è piccina piccina. Però ne ho sentito parlare veramente bene, quindi sono curiosissima di provarlo. Poi ho preso, sempre che cercavo l'ultima volta che non avevo trovato, finalmente questa volta l'ho trovato, l'olio anticellulite come si dice, al limone e rosmarino. L'ultima volta lo cercavo, ma non c'era, questa volta invece l'ho trovato. Devo dire che c'erano poche confezioni, quindi me lo sono accaparrata subito. Il prezzo anche di questo non è basso quanto ci aspettiamo, cioè questa volta il mio scontrino supera i 3 euro, perché ci sono delle cose, ecco, che superano i 3 euro, mentre l'altra volta era tutto sotto i 3 euro. I 2,99, anzi, questa volta questo viene 5,99 euro, sono 100 ml di prodotto. Allora, questa è la cosa più cara che ho acquistato, ma anche di questo ne ho sentito parlare talmente bene che non potevo lasciarlo lì, anche perché appunto l'ultima volta non l'avevo trovato, quindi ho detto rischio di veramente di non trovarlo più, lo voglio acquistare. Il prodotto è questo, con la confezione così, con l'erogatore. Allora vi faccio vedere l'inci perché magari vi può essere utile saperlo. Dov'è? Qua. Adesso un po' di pazienza che deve mettere a fuoco. Ecco qui. Fate un bello stop, così potete leggere tutto quanto. Allora dice: al verde olio per corpo anticellulite, al limone e al rosmarino 100 ml per pelli normali, per una pelle più liscia ed elastica già solo dopo un mese di applicazione, con olio bio di limone, di rosmarino, di jojoba, di mandorla, di albicocca, di cipresso, di ginepro, di lime e di nocciole di pesca. Quindi un olio molto molto ricco di tanti olietti essenziali molto 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 carini, quindi diciamo che il prezzo è giustificato, perché se considerate che se volessimo magari ricrearlo noi questo prodotto con tutti questi oli, considerate una boccettina di olio può costarvi anche una decina d'euro di uno di questi oli essenziali. Per cui 5,99 euro già pronto, diciamo che non è assolutamente un prezzo elevato per il prodotto che è. Speriamo faccia anche un buon risultato. Inizierò ad usarlo adesso che insomma si avvicina la bella stagione, siamo in primavera, anche se non si direbbe dal freddo che fa, dal tempaccio che fa, però insomma vediamo com'è. Sono veramente anche questo curiosa di provarlo, però insomma davvero non ho sentito parlare bene, per cui ho detto ma sì dai prendiamolo, anche se appunto era veramente la cosa più cara che c'è in questo sacchetto, in questo acquisto DVM. Poi altra cosa che cercavo e che non avevo trovato era la mousse 3 in 1 alla mela e lime. L'altra volta nell'altro video ho fatto vedere quella alla camomilla, cercavo anche questa perché anche di questa avevo sentito parlare molto bene, l'ho trovata questa volta. Questa al prezzo di 2,99 se non sbaglio, esatto, sono 150 ml. Ed è un detergente in schiuma, mi sto così appassionando alle mousse, alle schiume, che appunto sto comprando tutte schiume, però mi piacciono perché sono belle e delicate, mi piacciono molto. Questo è 3 in 1 perché funge da detergente struccante e tonificante per la pelle. Come per quell'altro,
se fosse vero e se effettivamente struccasse anche molto bene, sarebbe il top, perché comunque è un prodotto che davvero in uno ha dentro tutto quello che ci serve e saltiamo praticamente tre fasi. Abbiamo veramente tre prodotti in uno. Io di solito appunto cosa faccio? Mi strucco, quindi ho lo struccante. Addirittura lì dipende se magari mi serve il trucco waterproof, qualcosa per il trucco waterproof, se mi serve un'acqua invece micellare, se mi serve un bifasico, se, insomma, vari struccanti, diciamo. Il detergente, quindi poi per andare a togliere tutti i residui anche di struccante, di oli, tutte le ultime impurità, quindi per detergere il viso. E il tonico, l'ultimo passaggio, diciamo, della pulizia. Se davvero questo prodotto fa entrambe le cose egregiamente, tutte e tre le cose egregiamente, direi che è un ottimo prodotto che ci fa risparmiare sia tempo che denaro che prodotti e sicuramente io preferisco comunque differenziare, ma per esempio da portare in vacanza, per esempio, potrebbe essere un'ottima soluzione perché ci portiamo una sola cosa, quindi top. Una differenza da segnalare, l'altro, quello alla camomilla. Al posto, cioè, scusate, sì, a differenza di questo qui, è indicato che va bene anche per il trucco waterproof. Quindi io adesso non avevo intenzione di aprirli tutti e due assieme, perché comunque, non volevo aprirli assieme. Però questa differenziazione forse mi fa pensare che potrei effettivamente tenerli entrambi aperti, cioè aprirli insieme e usarne uno, per il trucco waterproof e uno quando invece non ho trucco waterproof. Adesso ho aperto tanti altri prodotti, quindi aspettate un attimo, non vedrete la recensione in tempi brevi perché comunque ho aperto altre cose, quindi voglio prima finire quelle e poi iniziare a testare questi. Vedrò che routine e che modalità di impiego, diciamo, utilizzare. Vedrò. Cosa volevo dirvi anche? Qua dietro non è indicato, però qua c'è scritto normale e mish out, quindi per pelle normale e mista. Non ricordo su quell'altro cosa era scritto. Però, insomma, così ve lo segnalo, dietro, nell'etichetta dietro non è scritta questa cosa. Comunque sono contenta di averlo trovato. Poi, ho preso un'altra confezione di olietti. L'altra volta vi avevo fatto vedere quello alla lavanda, che mi è piaciuto tantissimo, e in quel video vi avevo detto che avevo dei dubbi per quanto riguarda la purezza di questi oli essenziali, perché credo che siano più degli oli, diciamo, per ambienti. Quindi qua dice che... Allora, vabbè, olio essenziale d'arancia, sono 10 ml, costituito al 100% da preziose parti vegetali, ha un effetto rivitalizzante ed energizzante, senza aggiunta di alcol e di conservanti, senza emulsionanti e aromi artificiali, ideale per profumare gli ambienti, per sauna, aromaterapia, purpurri. Quindi non parla di contatto con la pelle, anzi dice, come c'era scritto su quell'altro, in caso di contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua, quindi non credo che sia indicato per utilizzo sulla pelle, anche se dice 100% Platznlich, che non so cosa voglia dire. Credo che sia 100% vegetale, credo, perché qua dice costituito al 100% da preziose parti vegetali. Però se andiamo a guardare gli ingredienti, qua ovviamente non ci mette solo l'olio essenziale di arancia, ma ce ne sono diversi: limonene, citronelle, citral, pinene, alina, lungeragnol. Per cui adesso vi metto comunque, vi faccio vedere sia questo che la confezione, così potete magari dare un'occhiata agli inci e magari mi saprete dire qualcosa di più se mi consigliate oppure no di usarlo sulla pelle. Io non credo. Poi con tutte queste indicazioni, tutti questi quadratini, pericolo, aiuto, dico, non lo so. Per quanto riguarda la fragranza, io comunque ho deciso di acquistarlo nonostante avessi già il dubbio per quell'altro, perché ho visto che mi è piaciuto molto utilizzare quello alla lavanda. E quindi ho detto per cambiare proviamo anche quello all'arancia. Il prezzo comunque è tipo 2 euro, una roba del genere. Ah, qua sullo scontrino non ce l'ho perché mi sono accorta
dopo, cioè l'ho visto dopo, avevo già fatto lo scontrino e l'ho inserito nella spesa di mia mamma, quindi non ce l'ho, però sì, era su 1 euro e qualcosa, 2 euro. Che dire, dicevo, io l'ho acquistato comunque pur non avendo la certezza che sia bio perché mi sono resa conto che mi è piaciuto comunque utilizzare quello alla lavanda anche nel diffusore per profumare gli ambienti. Per cui ho detto, ma sì, dai, proviamo anche questo. Devo dire che l'odore di questo, secondo me, è meno, cioè mi è piaciuto, nonostante a me piacciono tantissimo i profumi agrumati, e infatti non ti posso dire che non sia buono, sa tanto tanto di arancia. Cioè, io l'annuso è arancia, arancia pura. Mi piace tantissimo, però come profumatore di ambiente la lavanda l'ho trovata più efficace e più forte. Forse, boh, non lo so, è una sensazione mia, però per esempio messo nel diffusore quello alla lavanda mi dava più una sensazione veramente di profumare di più tutta la casa rispetto a questo. L'ho provato però solo una volta nel diffusore e ne ho messo qualche goccino nel cesto dei panni sporchi. Proverò ad utilizzarlo ancora e vediamo. Comunque è un tipo di prodotto che mi piace. Adesso devo valutare un attimino se mettermi veramente ad acquistare gli oli essenziali puri o cosa. C'era anche l'olio essenziale di Alverde alla rosa moscheta, però alla fine per il momento ho aspettato perché non vorrei prendere troppe cose e poi non utilizzarle, quindi per il momento ho soprassieduto. Poi ho preso per il mio moroso questo detergente, non è specificatamente per uomo in realtà, però siccome l'altra volta gli avevo preso un prodotto che era per ragazzi, per bambini fondamentalmente, volevo farmi perdonare. E prendergli qualcosa, però non volevo andare su qualcosa di specifico per l'uomo, volevo un qualcosa che andasse bene volendo anche per me, un qualcosa che se dobbiamo magari andare in vacanza ci possiamo portare dietro e usare tutti e due lo stesso prodotto, quindi sono stata un po' furbetta in realtà, però sì, diciamo che l'ho preso pensando a lui e siccome è fissato con i prodotti neri in questo periodo, cioè crede che il fatto che siano neri non so quale miracolo possano fare. Ho visto questa e ho pensato a lui, ho detto, ma sì, dai, prendiamolo. È un gel detergente viso senza sapone, per pelle normale e mista. Sono 150 ml. Vabbè, si applica mattina e sera sulla pelle, si fa la schiuma, si sciacqua, insomma, un detergente viso. Non mi dà indicazioni particolari sugli ingredienti. Dice, vabbè, pelle normale e mista, quindi va bene per il nostro tipo di pelle, e cosa mi dice? Non mi dice niente, quindi io a dire la verità non so gli ingredienti, magari vi metto qui l'immagine con l'inci, così se vi interessa fate un fermo immagine e ve li leggete. Mi piacerebbe sapere anche cosa c'è scritto qua davanti, boh, non lo so. Senza sapone credo che sia comunque un prodotto insomma delicato e niente insomma questo è per lui, glielo farò provare, lo proverò magari anche io una volta o due in modo che ci facciamo un'idea, mi faccio un'idea pure io e magari vi posso dire qualche parola. Questo ho pagato veramente una stupidaggine, dov'è? Ah sì, è un Balea gel detergente carboni attivi comunque. Per quello che va bene per la pelle mista. Qua non era segnato, ma invece sullo scontrino lo dà, vabbè. E questo viene 1,99 per quello che è nero. Comunque 1,99 per 150 ml direi che ci sta. Poi, ultimi prodottini. Ho preso, non dovevo, ma mi sono fatta prendere di Alverde un contorno occhi. Scusate, un siero, non un contorno occhi, è un siero per contorno occhi, ce l'abbiamo fatta, siero per contorno occhi anti-age con vitamina Q10 e all'estratto di bacche di goji e vitamina E, anche di questo ne avevo sentito parlare. Allora, l'estratto delle bacche di goji e la vitamina E sostengono le funzioni di rigenerazione della pelle contro gli influssi esterni come i radicali liberi. Il naturale coenzima Q10 ha qualità antiossidative,
e che intrappolano i radicali. Punto, dovevano mettere il complesso con glicerina vegetale, acido ialuronico e trimetilglicina provvede per un'idratazione intensiva e di lunga durata. Quindi ecco, mi sembrava un prodotto molto molto ricco, mi ha incuriosito e quindi l'ho acquistato, l'ho acquistato, che vi devo dire? La confezione è fatta così. È pochissimo perché sono 10 ml, quindi meno di un classico contorno occhi, che di solito sono 15 ml, quindi veramente poco, e questo l'ho notato ora. Il prezzo è 3,99 euro, quindi anche questo è un prodotto abbastanza caro, quindi spero veramente che faccia i miracoli, sinceramente. Con tutto quello che c'è dentro, con tutto quello che promette, speriamo. Quindi diciamo che i due prodotti più costosi sono stati ovviamente quelli di Alverde e sono stati l'olio anticellulite e il siero contorno occhi. Spero, spero vivamente che sia un buon prodotto. Della linea questa qua, delle bacche di Goji, io in realtà non ho sentito parlare bene, quindi speriamo. È comunque un prodotto che diciamo è consigliato per pelli più o meno della mia età, quindi comunque sui 30 anni in su, che quindi iniziano ad avere magari le prime rughe, hanno bisogno di qualcosa che funga da questo punto di vista, ma che vada comunque anche a idratare bene. Ecco, il 10 ml mi ha veramente stupito. È vero che è un siero, quindi veramente se ne mette pochino pochino. Lo centellinerò, ovviamente. Non l'ho ancora provato e quando lo proverò vi farò sapere come mi sono trovata. Sono veramente, veramente molto curiosa di provarlo. Ultimo, ma non per importanza, mi è piaciuto talmente tanto il deodorante al mango di Balea che ho acquistato l'ultima volta che quando ho visto questo ho detto ma sì, dai, acquistiamolo. Questo è appunto un deodorante, viene 1,19 euro, quindi veramente una stupidaggine. E mi piacciono tantissimo questi deodoranti perché sono super profumati. A livello di deodorante proprio, quindi funzione specifica contro il sudore e i cattivi odori, nel senso che qua poi tra l'altro ci dice 24 ore, ma non dura assolutamente 24 ore. Mi piace, diciamo, di più quasi come profumo che come deodorante. Infatti, io di solito cosa faccio? Metto il mio deodorante classico, quello contro gli aloni per i vestiti neri, visto che sono quasi sempre vestita di nero, infatti anche oggi. Col lavoro e tutto, sempre vestita di nero, mi metto quello lì, diciamo roll on proprio sulle ascelle e poi mi vado, che non ha odore, diciamo, e mi vado un po' invece a spruzzare questo su tutto il corpo. Allora, sì, poi lo uso anche come deodorante, ma è buonissimo, questo è al lampone era barbaro, efficace 24 ore, uso spruzzare sulla ascella ad una distanza di circa 15 centimetri, vabbè, ecco sì, andrebbe appunto sulle ascelle, ma è talmente buono che io veramente me lo spruzzo un po' ovunque. Avevo appunto quello là al mango che è buonissimo, io lo preferisco, preferisco quello al mango rispetto a questo, ma anche questo è una fragranza molto buona e sa tanto 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 di lamponi, ma anche di rabarbaro. Devo dire che le combo delle profumazioni sono veramente azzeccate, ma riesci a sentire entrambi i profumi, quindi anche questo per il prezzo che ha mi è piaciuto tantissimo e cercherò di testarlo nello specifico più come deodorante in modo che vi posso far sapere qualcosa di più, quindi proverò a mettere magari proprio solo questo e sulle ascelle e vedere come si comporta durante tutta la giornata. Vediamo un po'. Comunque questo è e mi è piaciuto. Yeah! Niente, per oggi è tutto. Finalmente abbiamo finito. Meno male perché insomma ho acquistato un bel po' di roba. E nulla, io vi ripeto, vi lascio giù nell'info box gli altri due video relativi agli acquisti di M. Proverò tutto quanto, sono molto contenta. Vi consiglio, se ce l'avete nelle vicinanze, di fare un giro in questo discount. E nulla,
io per ora vi saluto, è tutto, un bacione. Ciao ciao!